Cosa vuol dire convivere con la fibromialgia? Siamo venuti alle terme della Salvarola per ascoltare le testimonianze delle persone che hanno iniziato il percorso di idrofibromialgia. Andiamo! Cosa vuol dire avere la fibromialgia? La fibromialgia è una sindrome molto particolare, fisicamente è molto demotivante perché porta tanti dolori e a volte non si ha nemmeno la voglia e la forza di alzarsi da letto perché è veramente molto invalidante. Psicologicamente forse è anche peggio perché esteticamente non si vede niente, non abbiamo niente di ingessato, non abbiamo niente di rotto, niente, però i dolori sono dentro, ma la gente non li vede. E avere il supporto delle persone vicine, che sia marito, compagno, figlie, è molto molto importante. Io ho la fortuna di avere un marito molto comprensivo che capisce che quando mi corico è perché ne ho bisogno, ma anche avere il supporto delle amiche, come ad esempio qua in piscina, che abbiamo formato un gruppo meraviglioso, è molto importante perché ti dà solidarietà, ti fa capire che siamo in tante purtroppo con questo problema, che non si augura nessuno, e ti fa capire che l'appoggio degli altri è veramente indispensabile. La fibromialgia è, dice, io la chiamo la scomoda. La mia scomoda, perché è una cosa invalidante soprattutto, ma non è riconosciuta a livello sanitario e anche proprio a livello fisico, emotivo, psicologico è molto pesante, però mi ritengo fortunata che ho l'aiuto dei miei familiari che mi capiscono e mi comprendono e questo non succedeva nell'ambito del lavoro. Essere limitata vuol dire essere limitata nei movimenti, nelle cose, durante il giorno, quello che facevi prima non riesci più a farlo. Vuol dire essere isolati si può dire dal mondo intero, perché non sei creduta e è una sofferenza continua. Una malattia che non si vede perché è invisibile, però abbiamo dei dolori esagerati, si sta stando male, non si ha voglia di far niente, a volte anche di stare insieme agli altri. Emotivamente che cosa vuol dire avere la fibromialgia? Emotivamente è molto pesante, perché non hai mai un giorno uguale all'altro. Ti alzi una mattina che sei in super forma e durante il pomeriggio non vai più, quindi non puoi né programmare, tante volte si rinuncia anche a uscire con gli amici, perché quando non si sta bene, quando dici non ce la faccio, non ce la fai, quindi non è che dici mi sforzo, perché proprio fisicamente hai il crollo. Emotivamente mi fa sentire depressa, perché il problema principale della fibromialgia è non essere capita, è una malattia invisibile e quindi non dare una giustificazione del perché sei stanca, del perché non riesci a fare, del perché non ne hai voglia, non sempre compreso. Emotivamente vuol dire che comunque la famiglia non ti capisce, non sei capita, non ti capisci te stesso, perché dei giorni stai bene, dei giorni stai malissimo, dei giorni sei sottoterra, dei giorni tocchi il cielo con un dito, vuol dire questo. Triste e non hai voglia di stare con le altre persone, se gli dici che non stai bene loro non ti credono perché dicono che c'ha delle balle, allora cerchi sempre di trovare con i medicinali qualcosa, di tirarti un pochino su, oppure di andare in giro con delle amiche, qualcosa, per non pensare a questa malattia che abbiamo. Ecco. Quanto è importante avere la comprensione degli altri e il loro supporto?
per me è il centro, è la cosa centrale, la cosa più importante, essere capiti, essere compresi e essere anche supportati. Perché non parlo con un muro di gomma, ma parlo con delle persone che mi capiscono, mi comprendono, anche perché io, cioè, non sono mai stata una che mi sono stata a tirare le dita, come si dice. E ho sempre fatto di tutto e di più, però quando dico non ce la faccio, perché veramente non ce la faccio. E i familiari, questo, mi aiutano tantissimo. Infatti li ringrazio. Beh, sicuramente ti fa stare bene. Perché sai che non ti giudicano e non pensano male. Il discorso della fibromialgia nei confronti degli altri è proprio questo: riuscire a far capire che il perché non lo fai non è perché non ne hai voglia, perché non ci riesci. È molto importante, perché ti danno carica, ti danno la forza di dire domani è un altro giorno e di dire la vita continua, perché se non hai supporto crolli, hai un crollo totale e ti isoli in te stessa. Importante stare insieme anche chi ce l'ha già, in modo che una si scambia anche le sofferenze che abbiamo e in più ci aiuta a stare meglio, ecco. Il gruppo aiuta tanto, i gruppi che si fanno aiutano tanto, e poi le attività anche, perché bisogna muoversi, e all'invuore di fare la piscina bisogna anche andare a fare le camminate, a fare delle altre cose, in modo che ti senti un pochino meglio.